Giù il velo con Sandro Gozzi ed Eric Chausset. Cosa sta succedendo, Cosimo, in Libia? Qual è lo stato dell'arte? Cosa sta succedendo in Egitto? E come vedi questi due processi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi? È tutto a inizio un anno fa, o poco più, cioè con lo scoppio della primavera araba. Poi, in base alla strana meteorologia del Mediterraneo, in realtà era gennaio, però si immaginava che già fosse primavera. Alcuni dicono addirittura che si comincia nel dicembre 2010. Rondini natalizi, insomma. Esatto. Prendiamo per buona comunque il gennaio 2011, ci sono delle rivolte in Tunisia, perché comincia la Tunisia, poi si estendono all'Egitto, arrivano fino al Golfo con lo Yemen e il Bahrain, però lì hanno una caratterizzazione molto particolare. Per quanto riguarda l'Egitto, l'Egitto ha prima eletto una assemblea parlamentare, poi questa assemblea parlamentare è stata congelata, diciamo così, da una sentenza della Corte Costituzionale. Poi ha eletto un presidente, Morsi, con una maggioranza non schiacciante, 51,7%. Rappresentante dei fratelli musulmani. Rappresentante dei fratelli musulmani, con una caratteristica del tutto peculiare, che è il primo presidente civile della storia moderna d'Egitto. Prima spieghiamo, erano tutti, venivano tutti dall'esercito. Tutti e anche Mubarak. Anche era Mubarak era capo dell'aviazione. Prima di lui Sadat era un militare, Nasser, Jamal Abdel Nasser, il fondatore dell'Egitto moderno, era anche egli un militare. Quindi c'è stata una tradizione di militari rinnovati ogni volta con votazioni plebiscitarie dell'ordine dell'80-90% dei voti. Diciamo la libertà, l'autenticità del voto che ha eletto Morsi si deve anche a questa cifra, che è il 51,1%, che significa un'elezione vera, comunque contrastata, quindi sul filo del rasoio. Morsi si trova di fronte a due situazioni molto particolari. La prima riguarda il suo rapporto con i militari, che sono stati poi gli agenti della transizione da Mubarak al dopo Mubarak, e conservano un droit de regard sulla situazione egiziana. Alla lontana potremmo assimilarla alla posizione che hanno i militari in Turchia, sia pure con molte differenze tra i due paesi. Dall'altra parte c'è l'esigenza del mondo politico, di questa società civile che si è affacciata alla politica con la primavera araba, e quindi la necessità per il nuovo presidente di trovare continue linee di mediazione, da una parte i militari all'insegna della continuità, dall'altra parte la piazza genericamente intesa all'insegna invece della discontinuità. Continuità del cambiamento. Vorrei sapere sulla Siria, per quanto la situazione di impasse è solo dovuta al no della Russia e della Cina a una soluzione, una formula di esito di questa situazione. Nella Siria, la situazione siriana attualmente è particolarmente confusa. C'è questo tentativo di mediazione messo in piedi da Kofi Annan, l'ex segretario generale delle Nazioni Unite, sul cui conto si dicono molte cose. Per esempio oggi si legge che ci sarebbe un risentimento americano perché Kofi Annan si è recato a Teheran e ha chiesto all'Iran di farsi parte diligente nella soluzione del caso siriano. E questo per gli americani potrebbe essere un problema, perché si tende piuttosto a tenere l'Iran in disparte. Che sia un'opera di realismo diplomatico quello di Annan, cioè si è reso conto che senza l'Iran, cioè senza un riconoscimento di un ruolo regionale all'Iran, poco si può fare in Siria, probabilmente sì. Diciamo che questi tentativi poi non si misurano tanto nelle intenzioni, si misurano nelle conclusioni. Se il tentativo riesce, allora gli si perdona anche una certa spregiudicatezza nel portarle avanti.